Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video voglio farvi conoscere un sito che secondo me può essere utile a chiunque. Vi sto parlando di Unsplash, che ci permette di scaricare una grande varietà di immagini senza copyright. Quindi con le immagini che vedremo sul sito non avremo alcun tipo di problema sulla piattaforma dove le andremo ad inserire, che a parer mio è una cosa pazzesca. Allora, come vedete in alto ci sono diverse categorie. Al momento quella che sta andando di più è la travel, quindi parliamo di viaggi in vari posti. Chiaramente scendendo in basso ne potete trovare tantissime e all'infinito. Poi abbiamo current events, che sono quegli eventi importanti di tutto il mondo che vengono racchiuse in delle immagini. Come potete notare, avete capito bene, sì, stiamo parlando anche di questo momento che ha stravolto praticamente il 2022. Comunque da notare assolutamente la qualità delle immagini, che è davvero alta e pazzesca. Poi abbiamo la categoria wallpapers, quindi parliamo di sfondi per il cellulare o per il computer, in generale per qualunque dispositivo, ma ogni sfondo ha una risoluzione diversa, quindi vuol dire che se io vado a prendere questo qui e clicco su download free, me lo scarica in questo formato qui. Quindi anche volendo metterlo come sfondo del desktop io non ci riuscirei mai, perché è ritagliato e la risoluzione di questa immagine non va bene per lo schermo a 1920x1080 che è il mio monitor. Poi un'altra funzionalità super utile è quella del pulsante di fianco a download free. Infatti abbiamo altre risoluzioni, sempre però ritagliate in questo modo, quindi sempre con questa risoluzione. Volete avere uno sfondo per il PC come nel mio caso? Nessun problema, basta scrivere in alto wallpaper spazio desktop e la risoluzione del vostro monitor, nel mio caso 1920x1080, e premiamo invio. Ecco che adesso ci compaiono gli sfondi, alcuni rimangono in questo modo, quindi adatti per un cellulare o per altri tipi di dispositivi che non sono sicuramente il computer, ma si può benissimo notare quali siano quelli per il PC attraverso l'immagine rettangolare che noi andiamo ad aprire. Clicchiamo su download free, apriamo l'immagine. Adesso, come potete notare, io ho questo sfondo qui che andrò a cambiare con quello che abbiamo appena scaricato. Quindi tasto destro, imposta come sfondo del desktop, iconizziamo ed ecco il risultato. La qualità è perfetta, adatta alla risoluzione del mio monitor e lo sfondo è anche molto carino. Poi, stesso discorso di prima, se clicchiamo di fianco a download free abbiamo altre risoluzioni. Proviamo con un'altra immagine, andiamo a cambiarla, vediamo un po'. Bellissima, non so se rende l'idea nel video, ma la qualità è pazzesca e gli sfondi, devo dire, non sono niente male. Come vi dicevo ragazzi, ci sono un sacco di categorie, anche i cibi, le bevande, i film, tutte immagini inerenti a quell'argomento lì che scegliete, e queste immagini possono essere utilizzate dove volete, su qualunque piattaforma, e soprattutto non rischiate che venga rimossa o segnalata per motivi di copyright, quello no, perché tutte le immagini che vedete sono prive di copyright e che possono essere utilizzate da chiunque su qualunque piattaforma. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.